a tutti ragazzi, sono da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Echo Global Survival. Allora amici, io spero davvero che il primo gameplay vi sia piaciuto, perché sto registrando di seguito, quindi non ho potuto vedere com'è andato il primo episodio, ma di solito questa serie è sempre piaciuta molto sul mio canale, quindi spero che sia così anche per questa stagione. Come vedete ragazzi, sto allargando casa, perché come abbiamo visto la nostra casa è estremamente piccola, quindi bisogna necessariamente allargarla. Io andrei a fare anche degli altri pomidori, già che ci siamo, quindi fammene una trentina, mettimeli tutti, così mi toglie quelli che ho nell'inventario, tanto lui piano piano se li va appunto a fare. Allora io adesso, prendendo il martello, devo ovviamente tirar via tutte queste pareti che servono per allargare casa. Mi prendo anche il tavolo da carpentiere che appunto avevamo fatto nello scorso gameplay, e vado a mettere possibilmente correttamente i blocchi. Perfetto, benissimo, me ne manca uno, quindi adesso ho messo già a fare un po' di log. Come vedete stanno facendo per l'appunto un po' di log, mi sa che comunque me ne serviranno altri, quindi adesso dovrò prendere poi anche degli altri pezzi di legna, perché ho anche finito la legna tra l'altro. Ok, allora comunque qua possiamo completare quindi la nostra bella casettina. Avevamo detto che dovevamo finire semplicemente, non ho sbagliato, il nostro tetto, quindi ovviamente vediamo di finirlo. No, questo come cacchio, no, come cacchio l'ho messo. Ok, e ok, perfetto, adesso questo lo mettiamo da fuori, così siamo a posto. Allora, quindi mettimelo qua, qua, no, qua, qua, e l'ultimo che mettiamo qua, perfetto. Io potrei anche lasciarla così, che è carina, diciamo fatta L con l'ingressino qua, dai, lasciamola così. Teniamo questi log che tanto... per il momento vanno anche bene. Allora adesso ipoteticamente la workbench dovrebbe funzionare così. Vediamo se gli basta. Ma mi sa di no però, perché non ho visto l'animazione. Status. No, adesso funziona. Ok, perfetto. Adesso come vedete qua funziona. Cosa possiamo fare dal tavolo del carpentiere? Ovviamente possiamo fare le assi di legno. Possiamo fare una bacheca, diciamo, per i contratti. Possiamo finalmente fare la porta, e ovviamente la mettiamo a fare. Qua però non prende lo stockpile perché è troppo lontano. Possiamo anche qua fare log. Questo ok, è uguale. Possiamo fare questo desk. Small standing, ok, vabbè, i vari segnali. Il tavolo da tailoring, va bene. Un altro tavolo da Wainwright, ok. Il butchery table, che questo ci servirà per come si chiama, per la pelle, diciamo. Possiamo fare le sedie, però ci richiede il woodworking 2. Woodworking mi sa che lo dobbiamo sbloccare dagli skill point. Adesso poi andremo a vederlo. Possiamo fare anche la latrina, molto interessante. Possiamo fare la paper, quindi la carta, con i truccioli di legno che raccogliamo ogni volta che buttiamo giù un albero. Lo small table, il table normale. Possiamo fare addirittura la ruota questa dell'acqua. Possiamo fare il mulino, che figata. E possiamo fare anche il letto. Quindi vabbè, insomma, possiamo fare veramente veramente un sacco di cose. Quindi vediamo un attimo se qua possiamo il woodworking. Perfetto, level 1. Questo è woodworking efficiency. Ok, quindi se lo mettiamo al level 2 adesso il woodworking, in teoria dovremmo poter fare il... dove cavolo è? Il tavolo tailoring table. Esatto, vedete che questi qua ci si sono sbloccati. Possiamo fare il tavolo piccolo, possiamo fare il tavolo normale. Questo però ci richiede le board, quindi le assi di legno. E ovviamente, vabbè, tutte queste cose qua. Quindi insomma possiamo fare veramente un sacco di cose. Dunque a me però servirebbe il falcetto. Ora il falcetto lo sblocco praticamente qua. Vabbè, qua sblocco per la vanga, e ok. Quindi il gathering ci dà, vedete, il falcetto.
Quindi in teoria, esatto, vedete che adesso in automatico me l'ha dato. Quindi se io clicco il tasto 8, lui mi dà il nostro falcetto e noi possiamo andare a raccogliere le fibre con questo falcetto. Quindi andiamo a tagliare il prato, praticamente andiamo a, vedete, falciare il prato. Io mi inizierei anche a fare magari l'arco e mi inizierei, vedete, a fare no, scusate, le frecce, mi inizierei a fare l'arco che ci richiede tutte le varie fibre. Quindi io direi che oggi proviamo anche ad andare a caccia, quindi ci craftiamo anche una ventina di frecce come minimo. Ho sbloccato al massimo quello della pesca perché potremmo appunto anche fare la pesca e ho già creato qua sempre nella workbench si fa per l'appunto il tavolo della pesca che è questo qua, la fishery, che ci mettiamo ovviamente qua e vediamo più che altro se funziona. No, però cavolo, perché c'è già anche l'altro tavolo. C'è già anche l'altro tavolo da lavoro, quindi ha bisogno di una stanza più grande. Con questa poi potremmo craftarci anche appunto la trappola, potremmo craftarci la canna da pesca e poi tutti i vari tipi di pesce, vedete, possiamo diciamo ottenerne la carne appunto da questo tavolo. Però mannaggia miseria, devo allargare casa perché qua la casa è assolutamente troppo troppo piccola, quindi dovrò allargarla e va bene, magari lo farò io off camera. Io uno stockpile ne ho creato un altro, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, comunque l'ho messo qua dietro. Io mi allargherei ancora in larghezza magari fino a qua, quindi che vengono già due blocchi, per cui viene già bella grande come volume. Però volevo provare, visto che comunque nel frattempo ho fatto anche appunto l'arco, come vedete, con un botto di frecce, volevo un attimino provare appunto ad andare a caccia. Allora, questi ce li mangiamo perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Qua ho comunque un po' di legna, un po' di cose. Va bene, allora vediamo un attimino dove sono degli animali. Io andrei da questo lato, così iniziamo anche a esplorare un attimino la zona. Là dovrei avere il bioma del deserto e qua ho appunto tutta zona invece di roccia e vedo anche del metallo qua. Vedo anche del metallo. L'unica cosa è che è un po'. Ah, qua ci sono anche delle pannocchie. Buono, così queste ce le prendiamo, che anche queste le potremmo poi mangiare. L'unica cosa che è un po' lontana. Quindi dovrei al massimo vedere di andare magari a scavare vicino casa e farmi a sto punto una miniera, che forse è la cosa un pochino più semplice, piuttosto che non farmi il giro fino a qua e poi dover arrivare a piedi fino a qua, che diventa decisamente più complicato. Vediamo se magari da questo lato c'è qualcosa di roccia, ma non credo. Aspettate che do una magnata perché, ok, se no abbiamo sempre problemi. No, io qua roccia non ne vedo da nessuna parte, quindi purtroppo mi sa che l'unica sarà per l'appunto scavarci una miniera vicino a casa, così siamo comodi, siamo vicini agli stockpile e possiamo fare tutto. Ah, queste sono quelle di piselli. Ah, ecco cosa sono. Sono le piante di piselli che poi man mano crescono. Quindi abbiamo anche i piselli. Wow. E niente battutine, per piacere. Allora, qua c'è un'alce che è un po' un casino da prendere comunque con le frecce. Proviamo a tirare. Non l'ho presa mai nella vita. Ok, non l'ho presa. Ecco, vedete perché ho fatto 100 frecce? Perché sono una. Ah, c'è anche un bufalo addirittura. Ok, l'ho presa. Perfetto. Vediamo di seguirla. Salve bufalo. O bisonte. Dove cavolo sta andando? No, mi fai passare di qua? No, Alce! Alce? Che diamine hai fatto, Alce? Dove cacchio è andata? Ma porca di quella miseriaccia. Ah, eccola qua, ok. Allora, quindi pigliamola così. Bunfete, ok. Vai che manca un colpo e dovrebbe schiattare. Perché con tre colpi. Esatto, perfetto che abbiamo preso l'arce. L'alce con tre colpi la secchiamo. La prendiamo direttamente così. Ovviamente ci vorrà il tavolo, quello per il battery, diciamo. Questi non li posso prendere, vero? Io, tra l'altro, ho anche l'iron shovel.
che ho sbloccato sempre con gli skill point. La pala di ferro. Ok, ma questo cosa mi cambia qualcosa? Tipo, se io devo scavare qua, non so bene che cosa faccia rispetto alla pala tradizionale, francamente. Non ne ho la più pallida idea, ma mi sembra a me che sia uguale. Boh, non mi pare che stia cambiando qualcosa. Quindi scaviamo qua. Ok, sta buttamela qua. Vabbè, inizio a fare un po' uno scavo, ragazzi, così almeno iniziamo a vedere se riusciamo almeno ad allargare casa. Dai, proviamoci, vediamo se riusciamo ad allargare casa di un paio di blocchi. Quindi andiamo a mettere le foundation, ovviamente, fino a qua, perfetto, così già in questo modo secondo me dovrebbero starci un pochettino più di tavoli da lavoro, indubbiamente. No, tirami via questo, allora dammi un attimo la paretonza. Ok, allora questa me la metti qua, perfetto. Qua dobbiamo togliere tutto naturalmente perché devo allargare, quindi toglimi questo, poi andrò a spostare magari anche la cesta, quelle cose lì. Ok, no, basta. Tolto troppo? Vabbè, ne ho tolto uno qua, non è un problema. Ok, qua mi vai a far così. Qua me la metti così. No. Ok. Perfetto, la mettiamo così. Qua poi gli andiamo a fare magari una. Beh, dove cacchio l'ho messa? Porca miseria. Gli andiamo a fare poi una bella finestrozza. Come minimo una. Quindi vediamo se mi ha fatto intanto un po' di log. Inizio a avere un botto di roba, qua. Ok, log un po' me ne ha fatti. Perfetto. Quindi, entriamo un attimo dentro. Allora qua mi metti questa e mi metti questa. Perfetto. E anche qua direi che possiamo chiudere. Qua magari. No, questo mi devi lasciare il martello. E poi qua mi vai a dare la finestrozza. Ne mettiamo una qua e gliene possiamo mettere una qua. Così in mezzo gli vado a mettere invece. Perché devo sbagliare sempre tasto. Ok, in mezzo gli mettiamo questa. Perfetto. Ok, dai, così abbiamo chiuso tutto. E direi che ci siamo, ci siamo. Allora, questi log li lascio per il momento qua. Buono. Dunque, dovrei fare, abbiamo detto, un altro tavolo dovevo fare. Sì, dovrei fare in realtà anche il tavolo di ricerca. Che poi vedremo un attimino cosa. Allora, questi li cancelliamo. Sì, mi manca un bel po' di roba perché mi manca legna e quant'altro. Ma vabbè, quello poi andrò a farlo io con calma e vedrò di sistemarlo. Ora io la cesta non. Ah, te la posso togliere. Ok, spero che non me l'abbia demolita, cioè che non mi abbia tolto le robe all'interno, ma in teoria non dovrebbe. Quantomeno spero ovviamente. Ok, questa te la lascio qua. No, me le messe a me nell'inventario. Ok, quindi se demoliamo la cesta, poi le cose me le mette nell'inventario. Vabbè, non è un grandissimo problema. Te le rimetto semplicemente qua. Va bene, ragazzi. Allora, dai, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato a Eco Global Survival. Abbiamo visto appunto un po' di cose riguardanti la caccia. Siamo in realtà andati anche a caccia. Abbiamo preso appunto un alce. Quindi abbiamo fatto un po' di cose. Abbiamo sbloccato il tavolo della pesca. Abbiamo allargato la nostra casa. Perché, come avete visto, man mano che noi sblocchiamo i tavoli da lavoro, i tavoli da lavoro che vanno posizionati in casa naturalmente devono avere un determinato spazio perché se no non vi funzionano, per cui questa casa è comunque ancora estremamente piccola, la dovremmo ingrandire veramente veramente tanto, ma ovviamente lo faremo, tanto qua di spazio ne abbiamo a iosa, posso anche andare di qua, poi inizierò a dividere ovviamente le varie stanze, inizierò a dividere le varie stanze, andremo nei vari, insomma, andremo a sfruttare chiaramente tutto quello che possiamo del terreno in modo da fare assolutamente tutto. Mettiamo anche a fare una porta, così finalmente riusciremo anche a fare una porta per la nostra casa che direi non sarebbe assolutamente male. Allora, qua ci ha fatto anche la
canna da pesca, eccola qua, che poi andremo ovviamente a provare nel prossimo gameplay. Guardate che carina la canna da pesca, vedete, così lanciamo. Sì, ovviamente adesso non ho nulla. Ok, sì, mi puoi tirare su, grazie, perché non c'è acqua qua, quindi dubito. Vabbè, proviamo nel finale, dai, a pescare, vediamo se riusciamo a pigliare qualcosa. È un po' sabocca qualcosa, non so se poi ce lo dice o veniamo avvisati o se lo vediamo proprio fisicamente che qualcosa abbocca. Non ho idea. Ne ho veramente... Ammesso che qua ci siano pesci, perché francamente non lo so. Oh, proviamo a tirare su la lenza, ma no, ma qua credo che neanche ci siano i pesci, peraltro, perché io non ne vedo qua di pesci. Allora, io qua pesci non ne vedo, però... Ah, oh cacchio! Ok, vabbè, siamo scesi, ma qua ci saranno di sicuro i pesci. Quindi, non so, io non li vedo, ma sicuramente ci saranno. E non so dove mi si sia buggata. Oh, no, abbiamo pescato una trota! Ragazzi, abbiamo pescato una trota, ma non ci voglio credere. Abbiamo anche pescato una trota, che figata. Non so dove mi si era buggata la lenza, ma fatto è che abbiamo pescato una trota. No, vabbè, che figata. Cioè, il gioco veramente più rilassante del mondo. Possiamo anche pescare, pensate voi che spettacolo. E naturalmente poi da questi pesci ci tiriamo fuori, ovviamente, del cibo. Perché, vedete, lo possiamo utilizzare nel campfire direttamente, per cui andremo a, insomma, a prendere anche un po' di pesciozzi interessanti. Allora, qua non abbiamo preso nulla, comunque intanto abbiamo completato anche la fishing trap, per cui anche quella sarà interessante metterla, perché secondo me potrebbe darci delle belle soddisfazioni. Ma io i pesci li vedo, perché io qua al momento non ne vedo. Però, vabbè, no, buttala in acqua sta cosa. Vabbè, comunque, una trota, ragazzi, l'abbiamo presa. Poi io eventualmente proverò anche off camera a stare qua, appunto, bello tranquillo e prendere qualche pesce. Vediamo poi anche quanto tempo impiegheremo a pescare ogni singolo pesce, ma mi sa comunque che impieghiamo un pochetto, a pescare. Ho idea che si impiega un po', però vabbè, sti cavoli, tanto come detto, il gioco è per l'appunto molto tranquillo. Il bioma qua del deserto è estremamente utile, perché appunto ci dà questi cactus che a loro volta ci danno questi frutti che possiamo mangiare. Qua c'è un botto di roccia, cioè riuscire ad arrivare fino a qua con un carretto, con qualcosa, sarebbe veramente una figata pazzesca, perché potrei avere rocce, metalli, guardate anche qua quanti metalli, in quantità industriale, ma qua sono veramente lontano da casa, quindi vediamo, devo farmi quanto prima appunto un carretto, un mezzo di trasporto, assolutamente lo dovrò fare. Va bene ragazzi, dai, allora io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato a Eco Global Survival. Mi raccomando, io vi ricordo come sempre di lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se vi va ragazzi, seguitemi anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto, noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!